Sì, diamo inizio alla discussione. Oggi parliamo di PNRR, l'impatto del PNRR sull'economia, i problemi legati al PNRR. Vediamo un po' dove ci porta la discussione. Con tre ospiti illustri, vado in ordine di presentazione, cioè diciamo, faremo parlare per primo Marco Veronese Passarella, che è docente presso l'Università Link Campus. Poi seguirà Pierluigi Ciocca, che è stato funzionario della Banca d'Italia e anche vice direttore Generale. generale della Banca d'Italia, e Vincenzo Visco, che ha avuto una carriera in politica come ministro del tesoro in diversi governi, governo Amato, governo Prodi 1, governo Prodi 2, e siamo appunto qui per commentare il tema del PNRR, che è un tema ovviamente un po' tutti i temi legati alla pandemia, che prima occupavano le prime pagine dei giornali, oggi sono un pochino in secondo piano perché c'è questa novità dell'emergenza guerra in Ucraina, però noi insistiamo con il volere provare a scandagliare un pochino il tema, perché in ogni caso è un tipo di fenomeno, investimento nuovo. Direi straordinario, che non credo che si ripeterà tanto nella storia, e vogliamo appunto analizzare il suo potenziale impatto su un'economia italiana che è caratterizzata da una stagnazione ormai pluridecennale, oserei dire, perché almeno dal 96 che la produttività in Italia ristagna. In più siamo stati colpiti da degli shock parzialmente esterni, da cui però non siamo riusciti a tirarcene fuori. Il nostro sistema produttivo ha perso qualcosa come, se non vado errato, il 25% della sua capacità produttiva, e quindi siamo in una situazione abbastanza critica, e il punto è vedere se questo PNRR, che è stato istituito in occasione della nuova crisi pandemica, può aiutare a risollevare qualcosa di questa situazione un po' incancrenita. Allora, io passerei, come dicevo prima, la parola a Marco Veronese Passarella, che avendo pubblicato di recente un lavoro con delle stime sull'impatto macroeconomico del PNRR, va, direi, ottimamente per un inquadramento generale del tema, e poi dopodiché passerei a Pierluigi Ciocca e per finire poi anche a Vincenzo Visco. Quindi, per un inquadramento del tema, abbiamo una presentazione in PowerPoint. Non so se vuoi metterti qua così, Sì, mi oppure metto mi lì, però dici magari mi carichi. sì, allora carico. Ok, vedi se ti sembra. Si vede bene? Dici che non c'è modo, vero, di cliccare di aprirlo, vero? Visualizzazione pagina, abbiamo detto di no, C'è qualcosa che manca nella slide? No, mi pare che si veda tutta, quindi Secondo me si possiamo vede. anche Si vede tenerla. benissimo, Sì, lui uno, vede. Possiamo anche due, tenerla così, se poi ci sono tre. pezzi Allora io tagliati ti me lo dite, ok? lascio il posto, così Sì, grazie. gestisci tu il. Grazie. E lui. Allora, io vi ringrazio e mi scuso per essere senza giacca, ce l'avevo la giacca, ma c'è molto caldo qui a Milano. Noi non vogliamo accendere i condizionatori, quindi diciamo che no, sto scherzando ovviamente. Dunque, però così le slide si vedono. Vediamo, riesco ad andare avanti e indietro? Dovresti Sì. provare così, così vedi. Queste frecce qua. Ok? Ah, ok, Questa quindi è la tua posso andare avanti. presentazione, Ah, sì. ok, Ok? grazie. Grazie. Sì, come dicevamo, io lavoro alla Università Link Campus di Roma, appunto
tempo pieno, però sono in rapporto di collaborazione anche con l'Università di Leeds, dove mi occupo di un progetto finanziato dall'Unione Europea, un progetto molto grosso, sull'economia circolare, che è uno degli altri temi, i grandi temi, che in parte si lega peraltro al PNRR di cui discutiamo oggi. Comunque andiamo dai all'obiettivo della presentazione. In teoria l'obiettivo è triplice, anche se mi concentrerò sul primo, forse sul secondo dei tre obiettivi, lasciando il terzo eventualmente alla discussione. Il primo obiettivo di questa presentazione è quello di dare, diciamo, una stima dell'impatto di livello del PNRR, in particolare mi concentrerò sul PIL italiano e sul debito pubblico italiano, e in generale, diciamo, delle misure che sono state prese dalle autorità italiane ed europee per far fronte alla crisi pandemica. Il secondo scopo è quello di discutere brevemente la composizione del PNRR, scusate, e vedere quali sono gli aspetti critici, se ve ne sono. E il terzo è quello di cercare, ma ripeto, questo lo rinvio ad un'eventuale discussione, cercare di capire come cambia tutto questo alla luce dell'inflazione, diciamo, crescente di questi mesi, e anche del conflitto in Ucraina, che poi si lega anche all'aumento dei prezzi, anzi all'accelerazione dei prezzi, e che naturalmente rende il modello che vedremo oggi già vecchio. Il problema di questi modelli è che quando vengono pubblicati sono praticamente già da buttare. Allora, voi sapete che a fronte della crisi pandemica, che insomma è stata una delle crisi più violente vissute dalla economia, diciamo, almeno dall'economia occidentale negli ultimi anni, per una volta le istituzioni europee hanno reagito, ed è stata una reazione veemente se confrontata con le reazioni molto timide che c'erano state soprattutto all'indomani della crisi finanziaria globale partita dagli Stati Uniti e poi trasformatasi in crisi dei debiti sovrani. In particolare la Banca Centrale Europea è stata molto attiva, come sapete ha mantenuto i tassi di interesse molto bassi, cioè sia il tasso di rifinanziamento che gli altri due tassi che formano il corridoio, spingendo anzi attraverso operazioni quantitative questo tasso di rifinanziamento bancario verso, diciamo, il fondo di questo corridoio. Sono aspetti tecnici, se volete poi ne parliamo, e lo ha fatto anche attraverso un nuovo programma di acquisto di titoli pubblici e privati, che è servito ad evitare il peggio, soprattutto per paesi molto indebitati come il nostro. È stato un programma che ha, diciamo, impedito che i tassi di interesse su quei titoli andassero alle stelle. Anche il Consiglio europeo, che invece in passato non era stato troppo attivo o lo era stato in direzione sbagliata, stavolta si è mosso nella direzione giusta, nel senso che sia pure in modo molto farraginoso e con tempi, diciamo, piuttosto lunghi rispetto a quelli di altri paesi, però alla fine diciamo, ha approvato una serie di pacchetti. Il più noto è il cosiddetto Next Generation EU, che include tra l'altro altre misure di cui si discute molto, il famoso Recovery Fund, React-EU ed altre misure. Queste misure nel complesso equivalgono a circa diciamo 750 miliardi, poi qui insomma, sono stati fatti conti diversi, ma dovrebbero esserci circa 750 miliardi di euro, di cui circa 390 miliardi di sovvenzioni, ossia di risorse date ai paesi che ne fanno richiesta e che le ricevono a fondo perduto. Vi sono poi delle altre misure, però qui vedo che la slide è un pochino, riesco magari forse a ridurla, riducendola un po', magari riesco a farvi vedere. Sì, eccolo qua. Vi sono poi state altre misure sulle quali non entro nel dettaglio. Una di queste è una misura per il sostegno all'occupazione, che è già stata attivata, il nostro paese ne sta già beneficiando a quel che sono riuscito a capire. Di nuovo si è tornato a parlare del meccanismo di stabilità come una forma ulteriore di aiuto, ammesso che sia una forma di aiuto, poi anche di questo possiamo discutere. Anche la Banca di Investimento Europea potrebbe essere coinvolta in termini di aiuti, sappiamo che il bilancio europeo è stato ampliato, e infine, ed è forse uno dei punti più importanti, è stato almeno temporaneamente sospeso il patto di stabilità e di crescita, che obbligava, come sapete, paesi molto indebitati come il nostro non soltanto a pareggiare il bilancio, ma tendenzialmente a rientrare anche in termini di stock di debito sul PIL.
Perché non va mai dimenticato, quando si parla di questa crisi, un po' valeva anche per le crisi precedenti in realtà, che il nostro paese ha delle specificità proprie rispetto a quelle di altri paesi. In qualche modo è un paese che vive una crisi nella crisi. Voi saprete tutti che l'Italia, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è la terza economia, diciamo, della parte occidentale del continente almeno, ma anche di tutto il blocco continentale, è la seconda economia industriale tuttora, ma è anche l'unica tra le grandi economie europee a non avere recuperato nel 2019, cioè diciamo alle soglie della crisi pandemica, non aveva ancora recuperato i livelli di produzione e soprattutto i livelli di valore aggiunto, il PIL, generato dal paese alle soglie dell'altra grande crisi, la crisi finanziaria globale del 2007-2008. Quindi nel 2019 noi non avevamo ancora recuperato i livelli di PIL del 2008. Chiedo scusa. E inoltre, come sapete, il nostro paese è un paese che, benché abbia un debito privato molto basso, ha però un debito pubblico, peraltro le due cose non sono, diciamo che le due cose vadano assieme, non è una casualità, ma insomma ha un debito pubblico molto elevato ed è il debito più alto dopo quello della Grecia rispetto al PIL nella Unione Europea. Di fronte alla crisi, comunque, il governo italiano si è mosso, anche perché, come dicevo, alcuni vincoli che c'erano in precedenza sono stati sospesi temporaneamente, per cui il governo italiano ha potuto conseguire già lo scorso anno un avanzo relativamente consistente e ha portato di fatto il debito pubblico, qui dipende molto da come venga calcolato, però nell'ordine del 150-155% del nel DPF sta al 140. Sì, sta al 140, però io i calcoli che ho fatto io. Il problema è che, lo dico perché mi capita di usare molte banche dati, a seconda della banca dati che uno utilizza, Ameco, Eurostat, che poi fa riferimento ad Istat, queste misure sono diverse. In più ci sono le previsioni sul PIL a cambiare. Certo. Io credo che siamo attorno al 150%, naturalmente sì, se sì. Si è ridotto bene, soprattutto per quest'anno potrebbe per essersi quest'anno. Ridotto a seguito, sì, certo. Per il 21. Certo. E, naturalmente, dicevo, sono arrivati alcuni aiuti dall'Unione Europea, il PEP è stato in generale l'intervento della Banca Centrale Europea, bastava un annuncio volendo, ma è stato provvidenziale, e il nostro paese è l'unico paese, a quel che capisco, ad aver chiesto tutti i fondi disponibili, tutta la propria quota, che dovrebbero ammontare, anche qui ci sono conteggi diversi, ma dovrebbero ammontare a circa 120 miliardi di euro di prestiti e poco più di 80 miliardi di euro di sovvenzioni, anche se su questo ci sono, diciamo, calcoli diversi, ma più o meno questa è, diciamo, l'ordine di grandezza, e che sono poi i fondi che andranno a finanziare in buona misura il PNRR. Se uno fa un po' di conti e toglie via i contributi che il nostro paese deve pagare per questi fondi, non rimangono cifre, diciamo, stratosferiche, rimangono cifre che, a seconda di come vengono fatti i conteggi, sono nell'ordine di 5-10 miliardi netti, cioè a fondo perduto, l'anno, che non sono da buttare, non sono una cifra stratosferica, comunque sono un'inversione di tendenza rispetto al passato. Tra l'altro, una cosa che non ho citato è che, come sapete, la Commissione europea per la prima volta è potuta andare sui mercati ed emettere una sorta di debito europeo per finanziare una parte almeno di queste misure. Sulle aree di intervento dico solo due parole perché poi passo, diciamo, agli aspetti quantitativi. Le aree di intervento individuate sono 6. Le due aree più grosse per peso specifico in termini di risorse destinate sono quelle che riguardano la digitalizzazione e l'innovazione da un lato e la transizione ecologica dall'altro, e poi naturalmente a questo si legano anche le infrastrutture, e poi ci sono anche dei fondi per istruzione e ricerca, molto meno a differenza di quello che uno potrebbe pensare per la salute, quindi la gran parte dei fondi non sono destinati a quello. Ora, la domanda che io mi sono fatto e che mi ero fatto con alcuni colleghi, diciamo, nel corso della pandemia, è quale fosse l'impatto complessivo di queste misure sul PIL e sul debito pubblico italiano, a prescindere dalla loro composizione. Quindi abbiamo utilizzato un modello
che è un modello che considera sia gli aspetti di stock che gli aspetti di flusso dell'economia italiana in questo caso. È un modello macroeconometrico di tipo tradizionale, cioè non è un modello di quelli che si sono utilizzati negli ultimi anni, anche se adesso le banche centrali un pochino su questo stanno tornando indietro, cioè modelli di ESG, modelli di equilibrio economico generale stocastico, non è questa roba qui. È un insieme di equazioni fondamentalmente che descrivono le principali relazioni economiche e finanziarie di un'economia. È un modello che è scomposto, poi di questo, adesso questo lo vediamo, è scomposto in settori sociali, cioè ci sono famiglie, imprese, banca centrale, settore bancario finanziario, settore estero, settore pubblico, ma è da un punto di vista della produzione aggregato. Quindi mentre consideriamo, diciamo, la società è spaccata orizzontalmente, non è spaccata verticalmente, ed è per questo che non, diciamo, distinguiamo tra le diverse industrie in cui questi fondi, finiranno. E quindi, diciamo, ci limitiamo ad un impatto Non d'insieme. c'è un legame con una qualche tabella input-output? No, No. ci sto lavorando in realtà, però ci sto lavorando per il progetto europeo. Perché naturalmente quando si passa ad analizzare, diciamo, la transizione ecologica e per esempio la necessità di adottare forme di economia circolare, che adesso è una delle grandi parole d'ordine delle istituzioni europee, in quel caso naturalmente è assolutamente essenziale poter distinguere tra industrie ed avere appunto un sistema di input-output che qui non c'è. Quindi diciamo, diamo una valutazione di impatto d'insieme, ma non entriamo. Diciamo, non possiamo valutare specificamente, diciamo, i moltiplicatori di ciascun singolo settore industriale. Ecco, questo non viene fatto. Qui abbiamo usato dati Eurostat, dati annuali, questo è un altro grosso limite del modello, dovremmo usare dati trimestrali, ma diciamo, questo era partito come un esperimento mio, poi è diventata una pubblicazione congiunta, quindi ci stiamo ancora lavorando su queste cose. È un modello che non ha alcun attrattore dal lato dell'offerta, è una scelta che abbiamo compiuto, diciamo, per metterci, diciamo, su un sentiero diverso da quello utilizzato normalmente dalle istituzioni che fanno queste previsioni, che solitamente hanno un attrattore dal lato dell'offerta che vincola la produzione. Noi abbiamo tolto tutto, abbiamo semplicemente che la domanda traina la produzione, anche se questo in presenza di colli di bottiglia potrebbe essere un problema. È un modello a moneta endogena, cioè un modello in cui noi ipotizziamo che la banca centrale assecondi, e in generale il sistema bancario assecondino le esigenze dell'economia reale, e non invece controlli i quantitativi di moneta. Possono essere aggiunte operazioni di tipo quantitativo e quindi un'immissione forzata di riserve in questi modelli, però i risultati non sono così clamorosi, se non appunto in termini di riduzione dei tassi, ma è una cosa che possiamo simulare anche senza dover ricorrere a questo genere di politiche. Nello scenario base che vi farò vedere, che è quello su cui saranno basate le simulazioni, quello che noi consideriamo è che circa il 75% delle risorse che a cui il governo italiano ha avuto accesso, quindi il governo ha accesso a tutte le risorse a disposizione, primo, le spende tutte, e di queste spese almeno il 75% sono aggiuntive rispetto alle risorse già stanziate. È un'ipotesi che abbiamo fatto, qui ho scritto 75, in realtà è 70. È un'ipotesi che abbiamo fatto guardando anche i documenti ufficiali del governo per capire appunto quanto di queste risorse effettivamente fossero spese aggiuntive. Qui potete vedere la prima simulazione, non so, forse è piccolina, o riuscite a Ci vederla? sta, È ci un sta. po', come si dice, sfocata. Sì. Comunque, fino al, diciamo, al 2020 sono dati reali, e quindi quando vedete quel picco di caduta nella figura alla vostra La pandemia. sinistra, avete il tasso di crescita reale del PIL. E nella figura a destra avete il rapporto tra debito pubblico e PIL. Quel picco che vedete verso il basso sono dati reali, anche se potrebbero essere già stati revisionati nel frattempo. Noi avevamo registrato una caduta reale dell'8,9%, ma dicevo, questi enti continuano anche retroattivamente a cambiare le statistiche, quindi potrebbero essere cambiate ancora. E come vedete, noi prevedevamo un rimbalzo nell'ordine di 6,1 punti percentuali, quindi in linea con le altre istituzioni europee ed italiane che facevano questo tipo di previsioni, perché lo scopo del nostro modello non è di fare previsioni, ma diciamo di disegnare scenari. Quindi ci siamo un po' attenuti anche a quello che gli altri, nel fare le nostre ipotesi, a quello che gli altri facevano. E
E come vedete questo picco di crescita poi si abbassa. Per quest'anno eravamo abbastanza prudenti, prevedevamo una crescita del 3,7-3,8. Tutte le altre istituzioni davano una crescita molto più alta, sopra il 4,5 mi pare, ma adesso stanno tutti rivedendo al ribasso, addirittura probabilmente cresceremo meno del 3. Vedremo, perché poi c'è anche la guerra, c'è tutto il resto. Quindi abbiamo fatto bene ad essere prudenti, ma non lo siamo stati troppo, nel senso che probabilmente la caduta sarà molto maggiore. Come vedete, nonostante tutto sommato, sì, un pochetto pessimisti rispetto a quello che lo scorso anno erano le altre istituzioni, ma in fondo molto ottimisti rispetto ai dati che stiamo vedendo adesso, nonostante tutto questo, il rapporto debito pubblico PIL, che è il grafico che voi vedete a destra, notate che la riga tratteggiata ci dice quello che sarebbe successo in assenza di crisi. Quella riga che voi vedete... In assenza di quale crisi? Pandemica. Pandemica. Pandemica, saremo tornati gradualmente, diciamo, verso livelli che poi erano quelli degli anni passati, no? 120, qualcosa del genere. Nel 2026, non quest'anno, intendiamoci. Come vedete, nonostante queste ipotesi tutto sommato ottimistiche alla luce di quello che sappiamo adesso, il debito pubblico italiano, dopo una breve riduzione dovuta al rimbalzo dello scorso anno, torna a crescere nei prossimi anni. E questo senza considerare gli effetti della guerra. La ragione per cui torna a crescere si vede in questo grafico, in cui sono calcolati in nero il bilancio primario, se volete l'avanzo primario dello Stato, e in quel colore, che non so neanche che colore sia, un colore acquamarina, potevo sceglierne uno che ero in grado di capire che cos'era, comunque quel colore diverso, quell'acquamarina lì, è il peso degli interessi. E come vedete il problema non vi sorprenderà, insomma, il problema è che nonostante il tasso di interesse sia molto basso, il grande stock di debito fa sì che il peso di interessi sia forte nei prossimi anni, quindi se tu non hai una crescita sostenuta a sufficienza, questo finisce per far crescere il debito rispetto al PIL nel tempo, proprio perché il PIL non cresce come dovrebbe. A questo punto ho provato a fare, vado veloce, non voglio tenervi ore con questi esperimenti, ma abbiamo provato a disegnare degli altri scenari, qui ho aggiunto qualcosa. E gli altri scenari, sempre per il PIL reale, sempre per rapporto debito pubblico PIL, dove però stavolta vi ho messo il livello assoluto, non vi ho messo il tasso di crescita, per farvi vedere proprio come si muove, ho considerato, oltre allo scenario base alla previsione pre-shock, anche la possibilità che il governo, di fronte ad un debito che cresce molto, decida di intervenire con un taglio massiccio della spesa pubblica. Per taglio massiccio della spesa pubblica intendo che il governo taglia, nel caso che vedete rappresentato dalla riga gialla, il governo taglia circa il 5%, cioè fa un taglio che è nell'ordine del 5% del PIL del 2019, ed è un taglio permanente, e nel caso della riga rossa fa un taglio che è addirittura nell'ordine del 10%, quindi un taglio molto forte alla spesa pubblica. Quello che vedete è che questo genera naturalmente una forte contrazione dell'economia italiana, ma non ha effetti benefici sul rapporto debito pubblico PIL, perché la caduta del PIL è così accentuata, dati i coefficienti che noi abbiamo stimato, ma questo è un risultato abbastanza robusto, che sembra valere per tantissime configurazioni, cioè che trovo molto spesso, che l'impatto anche sul rapporto debito PIL finisce per essere di tipo peggiorativo anziché migliorativo. Naturalmente questo è un risultato molto discutibile, da prendere con le pinze, basato su tutta una serie di ipotesi che noi abbiamo fatto nel modello, basato sulle stime che abbiamo fatto, che probabilmente non sono fatte bene, vanno rifatte. Però ho fatto molte volte questi esperimenti e spesso questo risultato per l'Italia lo trovo, cioè che un abbattimento forte del debito non dà i risultati desiderati e spesso anzi provoca effetti opposti. Con la riga al solito del colore indecifrabile, quella specie di verde, vedete invece che cosa sarebbe successo se il governo italiano non avesse fatto ricorso ai fondi europei, e potete vedere che i fondi europei hanno dato un contributo non marginale alla crescita del PIL italiano, anche se, e anche questo è un aspetto che non dovrebbe sorprendere, l'indebitamento italiano sale
perché una parte di questi fondi sono fondi, una parte diciamo rilevante di questi fondi sono fondi presi a prestito che devono essere restituiti, e il vantaggio in termini di tassi di interesse è un vantaggio molto molto basso, perché in questo momento i tassi di interesse sono comunque già bassi. L'ultima cosa che ho provato a testare è che cosa sarebbe successo se il governo italiano avesse potuto usare l'intero ammontare di risorse in termini aggiuntivi, ed è la riga che vedete andare più rapidamente verso i livelli di PIL, diciamo, pre-crisi, e ho ottenuto questo risultato di fatto ipotizzando che il governo italiano spenda tutto in termini aggiuntivi e che però la banca centrale sia molto accomodante mantenendo i tassi di interesse molto bassi. Naturalmente questi risultati, vi dicevo, sono già vecchi, perché noi abbiamo, ed è questo l'ultimo diciamo esperimento che vi mostro, quello su cui stavo lavorando queste ore, ma poi ho trovato dei problemi con il modello, quindi mi sono fermato di lavorarci, se no vi avrei mostrato anche una combinazione di questi effetti. Quello che mi sono chiesto è che cosa succede se l'inflazione cresce, perché adesso tutti iniziano a dire che probabilmente potremo chiudere l'anno con un'inflazione del 5%, qualcuno dice di più, qualcuno dice di meno, vedremo nel caso italiano specifico. Ma comunque, se avessimo un'inflazione del 5% quest'anno e relativamente alta nei prossimi anni, oppure se avessimo un'inflazione molto alta quest'anno ma che a partire dal prossimo anno tende a tornare ai livelli precedenti, come molti istituti finanziari tendono a dire, quali sarebbero gli effetti sul PIL e quali sarebbero gli effetti sul debito pubblico? Quello che vedete sono le due righe, quella rossa e quella gialla, non si vedono benissimo, sono righe un po' più basse, è che l'inflazione tende nel nostro modello a mangiare crescita, e mangia crescita perché un'inflazione elevata si associa ad una caduta dei consumi in termini reali, semplicemente. Famiglie consumano di meno perché le cose costano di più e questo fa ridurre il PIL reale. Però l'inflazione ha anche un effetto positivo, noi sappiamo, e questo in effetti viene confermato dall'esperimento. Come vedete, le due righe gialle e rosso, che dovrebbero essere gialle e rossa, che vedete nel grafico in parte, associate ad una maggiore inflazione, tendono ad erodere il debito più di quanto colpiscano il PIL. Noi siamo stati relativamente ottimisti sull'impatto dell'inflazione sui consumi, quindi questo potrebbe anche dipendere da questo nostro eccessivo ottimismo nel modello, però resta il fatto che un'inflazione elevata avrebbe da un lato un effetto negativo sul PIL, ma dall'altro potrebbe aiutare il governo italiano a ridurre gradualmente nel tempo il proprio indebitamento, come del resto la storia ci insegna, i governi hanno sempre fatto. Ultima cosa è quella riga tratteggiata scura, è che cosa succede se i tassi di interesse sono molto alti. Ne parlavo prima con i miei interlocutori, e se i tassi di interesse sono alti, noi non abbiamo un modello in cui i consumi e gli investimenti dipendono in modo diretto dai tassi di interesse. Abbiamo fatto questa scelta che però adesso probabilmente modificheremo. È una scelta conservativa, nel senso che nel nostro modello alti tassi di interesse fanno sì che le famiglie paghino di più il proprio mutuo, e in effetti questo c'è nel modello, dunque si riduce il reddito disponibile e si riduce, a parità di altre condizioni, si riducono i consumi. Però, siccome è un modello in cui non distinguiamo classi sociali diverse, questi maggiori tassi di interesse significano anche maggiore trasferimento, in assenza di politiche austeritarie, significano maggiore trasferimento dal settore pubblico al settore privato. E quindi nel medio-lungo periodo l'economia non solo non cade, ma tende addirittura nel medio-lungo periodo a stabilizzarsi, diciamo, in termini tecnici, a un livello di stato stazionario più elevato. Naturalmente questa è un'ipotesi non realistica, secondo me è uno scenario non realistico, e dipende dal fatto che i nostri consumi sono davvero troppo insensibili al tasso di interesse. Però la cosa interessante è che se questo succedesse, se cioè i tassi aumentassero anche solo di poco, notate che io ho considerato un aumento di tassi minimo, in questo momento noi abbiamo un tasso di interesse medio sul debito italiano che è nell'ordine di 2,5 punti percentuali. Io ho semplicemente ipotizzato che questo tasso medio possa crescere nel 2026 fino a 3,5 punti percentuali, che rispetto ai tassi che abbiamo avuto in passato, anche in un passato molto recente, è molto basso come peso degli interessi sul debito. Se questo accade, e anche ipotizzare che le famiglie non solo non ci perdano, ma beneficino dall'aumento dei tassi, comunque il debito tende a crescere ancora di più. Cioè, quello che sto cercando di dire e che l'aumento dei tassi, per quanto piccolo, e persino ipotizzando che le famiglie non ne siano condizionate, avrebbe effetti sul debito pubblico italiano probabilmente devastanti. Resta da capire,
ed è questa una cosa che io non ho analizzato, che cosa succede se l'aumento di tassi avviene in concomitanza con l'aumento dell'inflazione, che è probabilmente lo scenario che fronteggeremo, forse fronteggeremo. Naturalmente qui la risposta è ambigua, nel senso che dipende da quanto la Banca Centrale Europea alzi i tassi di interesse in risposta a livelli di inflazione che oltretutto non interesseranno solo l'Italia, ma diciamo l'Unione Europea nel suo insieme, quindi non avrebbe senso, diciamo, avere un meccanismo automatico dentro il modello che ci dica questa cosa, perché evidentemente questa è una scelta di politica economica. Non so se ho ancora tempo o mi conviene andare alle conclusioni. Diciamo che sì, forse chiudo. Stringi un po', sì, se vuoi dire qualcosa. No, no, io posso andare, diciamo, dritto alla conclusione e poi torniamo a parlarne, perché esatto. Diciamo mi sono dato anche un'occhiata ai contenuti poi del PNRR, comunque diciamo ne parliamo dopo. Quindi le conclusioni: il primo è che il PNRR ha avuto ed ha un impatto non marginale sulla crescita del paese e anche, diciamo, tramite questa sul debito pubblico. Il problema è che l'impatto sul debito pubblico è ambiguo, perché da un lato consente di crescere di più, ma dall'altro il paese si indebita di più. Questi fondi che il nostro paese, a cui il nostro paese accede, sono fondi in, diciamo, non marginali, dicevo, però sono insufficienti a riportare l'economia italiana anche solo al trend pre-crisi. Quindi, diciamo, sono positivi ma sono insufficienti. Un'inflazione elevata, che è quella di cui si discute in questi giorni, potrebbe far bene all'indebitamento del paese, ma certamente colpirà anche i consumi e tramite questi colpirà la crescita. Naturalmente l'effetto netto dipenderà da quanto la banca centrale reagirà, se reagirà in risposta ad un aumento dell'inflazione. Gli elementi di criticità di cui non ho parlato e di cui magari parlerò dopo è che secondo me uno dei grossi problemi del PNRR, ed è anche una delle ragioni per cui un modello aggregato di questo tipo paradossalmente può essere utilizzato per indagarne gli effetti, è che il PNRR, qui ho sbagliato la sigla, di fatto non prevede un intervento diretto dello Stato in economia, non credo di sorprendere, insomma, ma non prevede niente di diretto. La gran parte dei fondi erogati sono fondi che andranno a, diciamo, incentivi, sussidi, la gran parte dei servizi che sarà finanziata saranno servizi affidati a gare d'appalto, insomma è un piano che si affida prevalentemente alle forze di mercato e dunque al sistema di impresa, al sistema produttivo che è già esistente. Dunque è difficile prevedere un cambiamento radicale in questo sistema produttivo e il problema, e questa è la mia ultima considerazione su questo chiudo, il problema è che se noi guardiamo agli obiettivi che questo piano si prefigge, che sono obiettivi che richiederebbero invece un cambiamento radicale nella struttura produttiva, perché per esempio il problema della transizione ecologica lo risolvi se sei in grado di produrre turbine, se sei in grado di produrre pannelli solari e così via, tutte cose che il nostro paese non produce, installa ma non produce, questo piano rischia di essere un finanziamento indiretto ad imprese che spesso non sono nemmeno imprese italiane, ma sono grandi multinazionali che fanno capo ad altri paesi. E su tutto questo oltretutto incombe la doppia incognita della guerra in Ucraina e dell'inflazione, diciamo, sappiamo essere un'inflazione da colli di bottiglia, ma che potrebbe essere ulteriormente alimentata dalla guerra e in questo caso potrebbe essere duratura. Mi fermo qui, credo di aver già toccato tantissimi temi. Grazie. Riprendo la postazione così posso gestire la... Allora, dunque. Allora, interrompo. Riattivo. Ok. Allora, ringrazio Marco Veronese Passarella per questa presentazione che avrebbe meritato sicuramente più tempo, quindi anche grazie per la sintesi. E, bene, a questo punto siamo un po' entrati nel vivo dell'argomento. Quindi la questione del sistema produttivo stagnante, una cosa che hai toccato proprio nelle conclusioni, il problema del PNRR con tutte le difficoltà nello stimare il suo possibile impatto ha un problema di fondo, cioè è basato su incentivi
nessuno, non su un intervento diretto dello Stato, e gli incentivi sono su un sistema di imprese che già esiste, quello che hai detto tu. Allora, il problema invece è che questo piano avrebbe l'ambizione di trasformare il sistema produttivo esistente. Io so che Ciocca si è occupato nella sua ricerca di così del sistema produttivo italiano, dei suoi limiti, delle sue strozzature, dei problemi che si porta anche storicamente dietro. Quindi a questo punto io passo la parola a lui, a Pierluigi Ciocca, vediamo se ci illumina un po' di più sulle prospettive per il sistema produttivo italiano e per la possibilità di trasformarlo in modo virtuoso. Grazie dell'invito. Io mi ero proposto di toccare due punti. L'uno riguarda il piano e l'altro il contesto nuovo, no? Soprattutto internazionale, nel quale a questo povero piano capita di cadere per sua sfortuna. Ma l'ora di cena però si è molto avvicinata e quindi non so se riuscirò in pochi minuti a toccare entrambi i punti. Il primo, sul piano. Nel 1933 Luigi Einaudi stroncò The Means to Prosperity di Keynes, titolando il suo scritto Il mio piano non è quello di Keynes, e con non malcelata malizia Einaudi disse che gli economisti inglesi, insomma Keynes, facevano il pasticcio di lepre con i conigli. Ora, il piano italiano non è scritto da Keynes, né io oso accostarmi al nostro antico governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi. Tuttavia, insomma, il senso di quanto proverò a dire sul piano è che il mio piano non è quello di Mario Draghi, insomma, il mio piano non è quello di cui discutiamo. Perché? Perché insomma, io personalmente predico da anni che un ritorno alla crescita dell'economia italiana può forse avvenire se si realizzano almeno sette condizioni, se avvengono sette cose che spetta al governo in primo luogo, ma anche alle imprese, di porre in essere. Ecco, insomma, nel piano, così come è scritto, io devo dire faccio una fatica tremenda a individuare tra, come si chiamano, missioni, una selva di progetti specifici, centinaia di pagine con rinvii fra le parti, faccio fatica a ravvisare pochi, semplici e chiari principi cardine. E i principi cardine, naturalmente, per me sono le mie sette cose. Che le trovo e non le trovo nel piano, insomma. Direi che soprattutto non le trovo piuttosto che trovarle. Rapidissimamente, punto primo, il riequilibrio delle pubbliche finanze. Insomma, non mi pare che ci sia in questo piano. Comunque, sul terreno del metodo non c'è, mi sembra, almeno io non l'ho trovata nettamente esposta, la squisita distinzione che Keynes propose tra la parte corrente e la parte in conto capitale di un bilancio pubblico. E quindi non trovo il presupposto del riequilibrio della finanza pubblica che, keynesianamente parlando, è quello di azzerare il disavanzo tra uscite correnti ed entrate correnti. Secondo punto, gli investimenti. Io davvero ho fatto dell'investimento pubblico buono, insomma, utile, produttivo, una mia mania. Ora, ovviamente, il piano gronda di investimenti pubblici, però la distinzione fra effetti di moltiplicazione della domanda, quali moltiplicatori, fra l'altro, da un lato, e dall'altro lato effetti molto importanti
sulla produttività di lungo periodo del sistema, questa distinzione io fatico, insomma, a rinvenirla nelle carte del piano. Poi, insomma, scatta in me questo pensiero, ma insomma, se come Keynes insegna, come Keynes dimostra, i buoni investimenti pubblici si autofinanziano nel medio periodo, perché generano reddito, no? E generano gettito fiscale, insomma, i soldi europei a che servono? E perché questi investimenti non sono stati fatti prima? In particolare negli ultimi due anni precedenti l'anno pandemico, quando, se non ricordo male, il tasso sui BTP decennali nel mercato era, cos'era, 0,6, cioè era inferiore all'1%. Ho avuto oggi il dato degli investimenti lordi della pubblica amministrazione nel 2021 di contabilità nazionale. E sono 51 miliardi di euro, che più o meno fa il 2,8% del PIL. È poco, anche nel confronto con l'esperienza storica lunga del nostro paese. Per passare dall'investimento lordo all'investimento netto, cioè semplicemente per ammortizzare lo stock del capitale pubblico esistente, occorre più del 2% del PIL di investimento. Insomma, siamo ancora bassi nel 2021. Perché diavolo non l'hanno fatti? Perché diavolo non cominciano a farli? Naturalmente ci sono molti motivi che lo stesso governo adduce. Terzo punto, terza cosa, l'ordinamento giuridico. È un altro mio pallino. Io penso che sia forte il legame fra quella che non lo chiamo più ordinamento giuridico, uso il termine di Capograssi, di esperienza giuridica, che, no, che è un concetto più ampio di quello della mera normativa, fondamentale per la crescita di un'economia. A mio modestissimo parere, l'esperienza giuridica italiana va rivista nella sua interezza, curando i rapporti fra le parti dell'ordinamento, rendendole coerenti, quindi civile, processuale, fallimentare, amministrativo quando tocca alle imprese, alcuni aspetti della stessa Costituzione. Quindi si dovrebbe andare ben oltre la cosiddetta riforma della giustizia. Quarta cosa, io penso davvero che una frustata nelle chiappe sanguinosa di concorrenza sulle imprese italiane sia assolutamente necessario. L'antitrust non serve a nulla. Io ho molto amato, ho avuto anche rapporti con un grande economista che si chiama, è morto da un paio d'anni, che si chiama William Baumol, o come dicono gli americani, Baumol. E lui appunto ci ha insegnato che l'antitrust si può aiutare, ma insomma non è solo un problema di forme di mercato, come dicono i microeconomisti. Il problema, almeno in Italia, è che le imprese italiane per 20 anni, 25 anni, salvo le fasi di recessione, hanno spuntato buoni profitti senza investire, senza innovare, senza produrre di più. L'hanno potuto fare perché lo Stato ha regalato loro e alimentato in questo senso perverso le loro aspettative di profitto, ha regalato loro evasione fiscale, forniture sovrapagate dalle pubbliche amministrazioni, sussidi e trasferimenti a rubinetto a pioggia. Ora, nel piano io trovo spessissimo la parola sussidio, la parola aiuto, la parola incentivo. C'è questa stupida idea secondo la quale si vuole governare un'economia come quella italiana, bisogna indurre le imprese, regalando loro dei soldi, a produrre, non so, a investire nelle direzioni che si desiderano.
Distribuzione e povertà. Un'economia non può crescere con un Gini elevato, per ragioni che, insomma, conosciamo. Ora, non so se nel piano c'è esplicitamente detto l'obiettivo di abbassare il Gini italiano. E al di là del Gini, non può crescere un'economia e una società di quasi 60 milioni di abitanti, nella quale 6 milioni, cioè il 10% dei cittadini italiani, versano in condizioni che il nostro Istat definisce di povertà assoluta, quindi al di sotto di questa soglia, e al di sotto del 20% rispetto a questa soglia. Il Mezzogiorno, insomma, sul Mezzogiorno io sognavo di leggere nel piano, uso una parola abusata, una narrazione nuova sul problema economico del Mezzogiorno. Insomma, io ho conosciuto abbastanza bene, per esempio, in anni lontani, Pasquale Saraceno, che diceva un sacco di stupidaggini, però aveva una visione generale del Mezzogiorno. Ok? Non mi pare di rinvenirla nel piano. In particolare non c'è la distinzione tra gli obiettivi di fondo, perché da un lato si può dire che il Sud in termini di reddito pro capite deve raggiungere Milano, che a mio avviso è una follia, assolutamente un obiettivo irraggiungibile, e dall'altro lato invece che basterebbe riattivare un processo di crescita, di sviluppo economico, come dire, autonomo e capace di autosostenersi nel Mezzogiorno. L'ultimo, il settimo punto, riguarda l'Europa. Non so che Europa, insomma, ipotizza sto piano, ma qui, come sapete, sono state sospese le regole, insomma, antiche derivanti da Maastricht, e la sospensione formalmente verrà meno a dicembre. Ma c'è ancora la cosa, il Covid, la pandemia, c'è la guerra, c'è un casino, e quindi alcuni pensano che sarebbe bene rinviare ulteriormente la decisione circa le regole europee. Io penso che sarebbe un gravissimo errore. Invece queste regole nuove e diverse e migliori andrebbero stabilite e dichiarate con grande solennità. E per me sono tre, le enuncio, non posso fare altro. Dati i secondi e i minuti che scorrono. Punto primo, già evocato, pareggio di bilancio nella parte corrente. Cioè non ci deve essere tendenzialmente risparmio negativo delle pubbliche amministrazioni. Punto secondo, il debito pubblico rispetto al prodotto non di meno va ridotto, ovviamente attraverso la crescita dell'economia, ma con una velocità di riduzione che non può essere quella, aiutatemi, di un ventesimo, insomma, no, che sta scritta nelle vecchie norme. Quindi un ventesimo dovrebbe diventare un quarantesimo all'anno, che ne so, un trentesimo, un cinquantesimo. Questo è il secondo punto. Il terzo punto è di nuovo l'investimento pubblico, che è la chiave di volta della crescita del potenziale produttivo dell'economia europea. Piccola obiezione, la muovo a me stesso. Se si eccede con l'investimento pubblico e si determina appunto un eccesso della domanda globale sulla capacità produttiva, si avrà inflazione della domanda, Keynes di nuovo insegna. Bene, tocca alla banca centrale, a una banca centrale vera, fare fronte e stroncare questa inflazione. Come? Non mandando in recessione l'economia, ma governando le aspettative di inflazione. Questo è un punto fondamentale della teoria buona della politica monetaria. E sul secondo punto, forse posso, no, non ce la faccio. Ho già preso, mi pare di capire, una decina di minuti, insomma. Sì, ma può anche... Allora me ne prendo di più. Provo col secondo punto. È cambiato il contesto, insomma, no? Il bravo economista che mi ha preceduto ha già enunciato questo problema.
Le voci sono tre, non due. Inflazione da un lato, rallentamento della crescita dall'altro, quindi, come si dice, stagflazione, no? Ma c'è anche una possibilità di crisi, a mio modesto parere, gravissima, degli assetti nei rapporti economici internazionali. Sull'inflazione, io se avessi tempo, insomma, avuto tempo, mi avrei molto annoiato attaccando gli Stati Uniti d'America, perché fino a febbraio scorso la guerra non c'era, ma l'inflazione c'era, segnatamente negli Stati Uniti, in Europa e anche nel mondo, nei mercati dei prodotti primari, e questa inflazione è semplicemente dipesa dal fatto che prima l'ultimo scorcio dell'amministrazione Trump e poi l'attuale amministrazione Biden hanno speso troppo, semplicemente. Cioè hanno tratto dal bilancio pubblico una spendita di dollari assolutamente spaventosa. Tra le spese già realizzate e quelle intenzionali siamo nell'ordine di 5-6 trilioni di dollari. Il PIL degli Stati Uniti è, non so quant'è, 22-23 trilioni. Questo poi avviene in un contesto in cui l'economia americana ha già rimbalzato dopo il 20 ed è già in pieno impiego, amici miei. E alcuni economisti, tra cui uno bravo, con il quale io ho litigato tutta la vita, che si chiama Summers, questo allarme lo hanno lanciato già agli inizi del 2021. Questa si chiama inflazione da domanda dovuta alla spesa pubblica. Siccome l'economia americana pesa ancora il 15% del PIL mondiale e ha diffuso questa inflazione da domanda nel mondo. E i prezzi americani, aiutatemi, già in febbraio, insomma, crescevano quasi dell'8% l'anno. In pochi mesi, dall'1% all'8%, non si era mai visto un abbrivo inflazionistico talmente forte. L'altro colpevole negli Stati Uniti naturalmente è la banca centrale. Io ho sempre, insomma, avuto stima dei miei colleghi della Fed nei decenni in cui li ho frequentati. Considero Paul Volcker uno dei massimi governatori di banche centrali, ma una Fed ridotta a tappetino del governo che pompa liquidità senza costrutto per numeri spaventosi nell'economia americana, a tassi dell'interesse nominali bassissimi e ormai in termini reali negativi per 700-800 punti base. Vabbè, questa è l'inflazione americana. Sullo shock di stagflation, cioè dell'altro lato dello squilibrio, insomma, si sono determinati per vari motivi, ovviamente, si sono determinate le soluzioni di continuità nei rapporti, come dire, input-out sul piano internazionale, sono stati blocchi, insomma, no? Di produzione. Quindi lo shock d'offerta è stato molto forte. Se fosse solo questo, e concludo, basterebbe una politica intelligente. Da un lato, banche centrali che stronchino l'inflazione senza recessione, governando le aspettative. Dall'altro lato, un governo degli investimenti pubblici che tenga la domanda globale, no? Prossima, comunque non discosta, dalla capacità produttiva. Ma il problema più grave, secondo me, in prospettiva, e davvero concludo, vi rubo ancora un minuto, è questa guerra. Ora, la guerra in sé termina, prima o poi, e i suoi effetti, gli stretti effetti della guerra, secondo me sono modesti e comunque verranno riassorbiti. Il problema è la risposta che è stata data dall'Occidente. Ora, io non voglio entrare nella probabilità che questa risposta spezzi le reni all'orso russo,
perché io non sono un politologo, un geopolitico, un esperto di politica estera. Posso anche accettare che spezzerà le reni all'orso russo e lo costringerà a scendere a più miti, a venire a più miti consigli. Ma sotto il profilo economico, le misure che sono state prese possono far saltare l'assetto complessivo delle relazioni economiche e finanziarie internazionali. Insomma, io odio il termine globalizzazione, ma lo uso questa sera appunto perché la cena si è avvicinata, e l'effetto può essere deglobalizzazione, un disastro. Le misure sono cinque. Primo, autarchia. Visto che ho citato Einaudi diceva in corretto italiano si dice autarchia, non si dice autarchia. Insomma, ognuno cerca di produrre a casa sua, no? Quello che prima comprava da altri paesi. Secondo, protezionismi vari. No? Un paese non compra più dagli altri, si sforza almeno di far questo, e di vendere meno di prima agli altri. Attraverso dazi, divieti, insomma. Vabbè. Terzo, queste sanzioni, che ovviamente comportano costi spaventosi, non solo per chi le subisce, ma anche per chi le impone. Insomma, se io blocco, io in questo caso sono il governo inglese, se io rubo i soldi dei russi ricchi investiti nella City poi a investire non ci va più nessuno. Ok? Drammatizzo un po'. Quarto, spese militari. Questa è la più stupida dal punto di vista economico delle cose, perché il problema del mondo non è quello del 1939-1940, no? Di un moto spaventoso di domanda globale. Sotto il profilo del progresso tecnico, io non credo che oggi esso dipenda in notevole misura dalle spese militari. Ultimo, questi sussidi ai produttori, no? Alle imprese che lamentano di essere colpiti gravemente dalla guerra, il rialzo dei costi, no? delle fonti di energia, insomma. E quindi qui scatta la mia avversione per i sussidi. Ultima battuta è che se la Cina si incazza, perché finora la Cina è stata calma, ma di fronte a un disordine economico e finanziario internazionale, lasciamo stare gli aspetti geopolitici, la Cina può reagire e distruggere l'economia americana. Perché, come sapete, gli americani sono pieni di debiti, lo Stato, le famiglie, le imprese, il paese nel suo insieme, e della posizione debitoria netta degli Stati Uniti, che è spaventosa e che ormai tocca i 13 trilioni di dollari, 3 o 4 di questi trilioni sono crediti, attività finanziarie cinesi, ok? Compresi titoli di Stato, insomma, no? Riserve valutarie in dollari. Se i cinesi vendono, gli americani sono finiti. E quindi voi immaginate, no, quello che può accadere alla fine delle fini anche al nostro povero piano, come si chiama, nazionale di ripresa e resilienza. Grazie, mi fermo perché il tempo corre. Il tempo vola, sì. Va bene, allora io passerei subito la parola a Vincenzo Visco. Ci parla un po' di quello che vuole a questo punto, perché io avevo pensato a lui per un esame, diciamo, più sul lato della prospettiva di riforma del fisco associata a questo PNRR, per il quale c'è stato anche uno sciopero proprio a fine anno, quindi magari ci sono delle questioni da discutere, però veramente libero di affrontare qualsiasi tema che ritiene opportuno. Va bene, grazie molto. In effetti qui è stata messa moltissima carne al fuoco, allora io farei prima qualche commento sulla presentazione econometrica, che da quella presentazione viene fuori che sto PNRR non serve a niente, cioè nel senso che noi non riusciamo neanche a stabilire un tasso di crescita sufficiente a andare
su a maggiore il tasso di interesse. Il tasso di interesse già è cioè basso, si può vedere sia basso. Il che significa, insomma, dico, è un messaggio molto, molto deprimente, che tutta questa operazione si basa proprio su questo, recuperare produttività, far fare un salto all'Italia, fare recuperare tutto il terreno che ha perso. Dopodiché lì sarebbe bene, per chi usa gli strumenti econometrici, fare qualche indagine in più, perché il punto di svolta è probabilmente la valutazione di Amato, e dove lì c'è una discontinuità, per quello che io ho potuto vedere nei dati, in particolare per quello che riguarda la distribuzione. Quell'occasione fu la prima volta che noi facemmo assorbire tutta la svalutazione dei salari e cambiò la distribuzione del reddito in modo drastico, e l'idea era che così si ripartiva. Probabilmente poi così non è stato, anche se poi un'altra cosa interessante da esaminare è com'è che noi nel 2000, quindi prima si sente male? No, sento benissimo. Ah, bene, no, okay. Prima che arrivassero i governi Berlusconi e Tremonti, noi facemmo un tasso di crescita reale del 3,6, che era superiore alla media europea. Poi siamo crollati, il che può anche significare che forse c'è stata una discontinuità nelle politiche che si mettevano in atto, cioè sostanzialmente poi lì è cominciata una visione dell'economia italiana non solo non tanto neoliberista, supply side, tutte queste belle cose che adesso discutiamo, di cui ci lamentiamo, ma una visione estrattiva e affaristica dell'economia italiana, perché questo è stato anche il Sud. Stimare l'effetto della Lega sulla crescita, mancata crescita meridionale, l'aumento della divaricazione, non sarebbe neanche male. Cioè, se vogliamo capire la storia di questo dannato paese, che fare questi esercizi, bene, e sono utilissimi, perché senza questo si perde la coerenza delle grandezze. Però il nostro problema è vedere se possiamo fare qualcosa. Poi c'è un altro punto che secondo me è fondamentale. Il debito pubblico italiano quant'è? Si dice fra 140 al 150% del PIL, in base ai vari dati che si utilizzano. Bene, un terzo di questa somma è sterilizzato nel sistema delle banche centrali, cioè è stato monetizzato, cioè non esiste. Il nostro debito oggi è 100 o 98, qualcosa del genere. Allora, se noi ragioniamo, e questo anche ci dice cosa dobbiamo fare in Europa, noi dobbiamo questa roba mandarla a Babbo Morto, sterilizzarla, fare appunto dei titoli irredimibili, tutta quelle robe lì, o fare quella cosa che io una ventina di anni fa proposi, e poi sei mesi dopo la proposta dei saggi tedeschi, cioè un fondo di smaltimento, un redemption fund, in cui mettere quello che eccede al 60%, no? I debiti pubblici eccedenti, questo è il momento, che tutti ci hanno più del 60%. Due anni fa, prima della pandemia, insomma, eravamo in pochi. E questo più quello già sterilizzato, e questo oltretutto darebbe all'Europa quel safe asset che la banca centrale non ha. Quindi questo è un... insomma, sono cose su cui io, se avessi ancora, insomma... l'energia quando avevo 20-30 anni e le conoscenze tecniche adeguate, che ormai non c'ho più, ma voi ce l'avete, e su questo mi eserciterei, però facendo sempre riferimento all'economia vera, alla storia economica del paese, alla storia, alla politica. Insomma.
Venendo al, invece al coso qui, al PNRR, beh, ragazzi, dico, questo è un miracolo, non ci hanno dato questi soldi. A noi servono. Il fatto che noi li utilizziamo tutti e altri paesi non li utilizzano dipende dal fatto che comunque noi abbiamo un tasso di interesse più alto, di mercato più alto. Sarà poco, ma è più alto. Quindi qui questa è l'unica spiegazione che mi sono dato, oltre al fatto di anticipare spese che avremmo dovuto fare e che non riuscivamo a fare. Quindi dal suo punto di vista è, non dico una manna al cielo, ma una cosa utile. Il problema è, sono tanti, poi vediamo pure il contenuto, il problema è riusciremo a realizzarlo o no. E questo è un dubbio micidiale, perché al di là di quello che diceva Ciocca sul diritto dell'economia, noi abbiamo un meccanismo giuridico e burocratico tale che paralizza qualsiasi cosa. Cioè è un fatto, un effetto automatico. Cioè noi dovendo usare in questo paese la contabilità di Stato e il diritto amministrativo, non spendiamo, non rendiamo, non abbiamo capacità operativa. Quindi questo è l'aspetto più delicato. Nel PNR sono un sacco di tentativi, sono in gran parte semplificazioni transitorie. Quindi hanno delegificato, deburocratizzato tutti, soprattutto gli appalti pubblici, eccetera. Dopodiché dice, ah, ma qui poi c'è la mafia che entra dentro. È chiaro, insomma, finché non si inventa un altro meccanismo che funzioni, noi oscilliamo tra queste due cose. L'altra cosa evidente nel PNRR è che noi abbiamo utilizzato quello che avevamo. Cioè noi avevamo l'ENI, l'ENEL e qualche un po' di le ferrovie soprattutto. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto ma gli facciamo fare loro quello che sanno fare. E gli diamo pure un sacco di soldi. Perché questo? Beh, intanto perché è cambiato il governo, perché mentre il piano di Conte era consigliato, insomma, è impostato dalla Mazzucato, questo è stato fatto da Giavazzi e la visione dei due è molto diversa, e cioè una programmatoria e l'altra è appunto diamo i soldi al mercato e ci pensano loro. E questo è un punto di fondo. Infatti, se andate a vedere la cosa sulla politica industriale è inesistente. Mentre noi avremo bisogno, e questo ritorna anche in altri aspetti sulla digitalizzazione, cioè noi cerchiamo al massimo di recuperare il terreno che avevamo perso rispetto agli altri paesi, senza puntare a nessuna eccellenza, perché puntare all'eccellenza uno deve a questo punto programmare spese insieme ai privati, italiani e esteri, ma con lo Stato dentro, cioè, e dice tu mi devi fare questo sulla frontiera della conoscenza, sulla cibernetica, sui robot, su quello dove peraltro siamo forti. Insomma, l'idea di avere qualcosa, appunto, come diceva Ciocca, futuro di questo paese, qua dentro non c'è, perché non ci poteva essere, perché siamo ridotti in maniera molto, molto deprimente. E poi c'è l'aspetto appunto di quello che succede adesso con la guerra, eccetera. Con la guerra, insomma, guardate, noi, i nostri interessi di italiani e di europei sono quelli che questa guerra finisca
e finisca veramente, il che significa che noi l'obiettivo di fondo è quello di avere una parte dell'Europa centrale verso est militarizzata, che non riguarda solo l'Ucraina, ma riguarda anche la Bielorussia e altra roba del genere, perché storicamente quello è stato il terreno di tutte le guerre, perché lì è pianura e la gente, gli eserciti si muovono. E quindi una volta sono gli europei, i tedeschi o i francesi che vanno a Mosca, e un'altra volta sono i russi che arrivano a Berlino. Oh, allora, oppure prima si prendono un pezzo di Polonia. Allora, l'interesse nostro è questo. Quello degli Stati Uniti è un altro. Ed è molto pericoloso il gioco che stanno facendo. Il primo obiettivo è quello di farci pagare a noi le spese della NATO. Mentre il nostro obiettivo, anche quello, è sì, armiamoci. Ma dobbiamo riuscire a fare una cosa europea. Una cosa europea. La difesa europea, guardate, però, che, su cui appunto si dovrebbe, dovremmo impegnarci fortemente, non è una cosa così. Di già si coordinano gli acquisti, si risparmia un sacco di soldi, si fanno gli investimenti congiunti, il procurement congiunto, tutta una bella cosa, ma il punto è che noi, se c'è un esercito, ci deve essere uno Stato. Perché se no non si sa chi comanda, che fa questo esercito europeo. Quindi ci deve essere un'unione politica, è quella vera. In Germania c'è un dibattito, c'è stato, ma è un dibattito serio, dove c'era un economista molto importante in Germania, Hans Werner Sinn, che era conservatore in politica e ordoliberista in economia. Che però che ogni volta che quando è uscito il PNRR o comunque il come si chiama? Si chiamava il Recovery Fund, è uscito scrivendo no, si deve fare una solida storia, rigore, pareggio del bilancio, riduzione dei debiti, eccetera. E dopo chiudeva. Però è chiaro che se c'è la crisi, cioè c'è l'Italia, poi là c'è in quelle condizioni che avevamo ancora gli unici. A essere e dei soldi bisogna dare e comunque io sono favorevole, bisogna arrivare all'unione politica, ma l'unione politica consiste nell'esercizio del potere laddove esso è decisivo, e cioè l'esercito. E poi dice non si possono non si può mettere insieme la borsa, in comune la borsa, se prima non si mettono in comune le armi. Ragionamento che non fa niente, a mio modo di vedere, e che dietro però cosa c'è dietro quel ragionamento? C'era il superamento degli esiti politici della Seconda Guerra Mondiale e il riarmo della Germania. Che adesso sta avvenendo disgraziatamente senza neanche questa cornice. Dopodiché lì ci sono altri problemi. C'è la Francia, che è l'unica che c'è un esercito, una volta l'Inghilterra è uscita, l'unica che c'è un esercito vero, e c'è la bomba atomica. Quindi noi dovremmo dire in coro due cose a Mario Draghi e quello che poi gli dice Romano Prodi, qui ci vuole bisogno battersi per una cooperazione rafforzata che faccia due cose: l'esercito europeo con la prospettiva dell'unione politica e il Redemption Fund per toglierci di mezzo il debito pregresso e fare un pareggio, bilancio pareggio, come diceva Giorgio. Dopodiché, in questo contesto, il nostro problema italiano e ormai è di medio periodo, di lungo periodo. Cioè noi dobbiamo recuperare una capacità produttiva, di produttività, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove insomma, noi non abbiamo stazioni appaltanti che sappiano fare gli appalti.
perché ne abbiamo 10.000, no? Mentre servirebbero qualche decina forse. Non abbiamo strutture pubbliche che facciano progetti. Pensate a questa, e ci abbiamo questa ossessione degli incentivi fiscali. Cioè noi adesso, io insomma, non parlo di fisco perché insomma è una vergogna quello che sta succedendo in questi giorni in Parlamento. È una vergogna, cioè poi gli economisti, pochi sono quelli che conoscono le tasse, che sono la cosa più importante dell'economia. Alcuni conoscono la moneta, che è ugualmente importante. Però, insomma, noi abbiamo un sistema tributario che è il luogo della discrezionalità e dell'arbitrio. Ma questi discutono sul fatto che c'è il forfait per gli autonomi. E sapete che significa quella roba lì? Significa che circa la metà, se non più della metà, di piccole imprese, lavoratori, professionisti, lavoratori indipendenti, non paga l'IRPEF, non paga l'IRAP, non paga l'IVA, non paga le addizionali, e paga un 15% su un fatturato, ma non dei costi di proprietà, cioè non paga niente. L'agricoltura non paga niente, becca pure soldi. I sindacati, invece di fare un casino su questo, strillano perché vogliono pure loro che gli aumenti salariali siano detassati. Questo è, per non parlare poi dell'elusione delle grandi imprese, no, che questo che non è stato certo risolto dall'accordo OCSE. E quando ciò accade concorrenza di che? Qui il capitalismo in questi ultimi 30-40 anni è stato il luogo del monopolio. E ci abbiamo monopoli da tutte le parti, i brevetti, il monopolio. Cristiano Ronaldo, il marchio suo personale, fa sì che lui quando andrà in pensione, tra 10 anni, perché quello fino a 50 anni, ci avrà più di un miliardo di dollari o di euro, già ce l'ha. Perché? Perché è in grado lui, vabbè, anche in questo caso anche con qualche merito, però sono estrazioni di valore. È un modello di società, di economia che non può andare avanti. Allora noi dobbiamo collegare tutta questa roba, ragazzi, cioè, e portarla poi a essere compresa dalla gente. Perché, e comunque, ciò detto e chiudendo, insomma, è chiaro, meno male che abbiamo questo PNR. Però se non riusciamo a far crescere il paese più del tasso di interesse, allora veramente chiudiamo bottiglia, insomma, no? Perché poi falliamo. E naturalmente questo dipende moltissimo da chi vincerà le prossime elezioni. Perché se vincerà la destra, è garantito il default nel giro di 6 mesi. Assolutamente. Non lo dico per ragioni di schieramenti che sono peraltro noti e ovvi, ma perché è così. È così, perché non capiscono nulla, non sanno le cose, neanche le sanno fare. Cioè, questi discorsi, questi interrogativi che noi ci poniamo, perché non sono nel dibattito politico? Ecco, perlomeno i 5 Stelle insomma, stanno faticosamente cercando di capire. Poi a me non piace neanche il Partito Democratico, però devo dire, però insomma dobbiamo recuperare quel poco che c'è anche in politica. E chiudo su un'ultimissima cosa come esempio. 110%, soldi in gran parte regalati a ceti abbienti, utili perché fanno risparmiare un po' di energia, eccetera. Ma l'idea che c'è dietro il demenziale, perché se io voglio fare risparmio energetico accelerato e di massa, cosa devo fare? La prima cosa che mi viene in mente a me, che non sono esperto, anzi adesso cercherò qualche collega che si occupa di ambiente o qualche ingegnere elettrotecnico. Noi abbiamo milioni
di chilometri quadrati di tetti. Allora, se noi piazziamo lì su ogni tetto la sua quota di pannelli solari, e noi risolviamo sempre in base ai dati che uno legge sui giornali, eccetera, risolviamo il problema, eccetera. Allora, il problema perché non si fa? Beh, dice, abbiamo dato 110, quello è previsto, non so se trainante, trainato. Cioè, il problema è che non si fa così, devi programmare, devi fare una società ad hoc che dice ai condomini: oh ragazzi, qui si mettono i pannelli, perché lo dico io, perché il tuo tetto è adatto, tu hai il risparmio, e si vede quanto risparmio gli si deve dare sull'energia, e si procede a tappeto. Questo è il modo di fare politica economica. Gli effetti sarebbero ovviamente molto maggiori. Poi ci dovrà essere probabilmente trasformazione nella rete elettrica, perché questa roba poi deve andare in giro, eccetera, eccetera. Però, quindi, si tratta di cambiare parecchie cose. E speriamo di avere il tempo, insomma. Va bene, io intanto adesso non so se abbiamo ancora 2 minuti di 5 minuti per fare un barlume di discussione. Non so se qui c'è. A me serve un tassì, non dopo le 8 qua. Ok. Allora, non so, Marco, tu hai qualche cosa da. No, farei intervenire gli altri ospiti. Mm-hmm. Io sono, diciamo, io ho il treno alle 10:15. Ok, quindi tu hai più tempo. Non so se Ciocca ha qualche cosa da aggiungere o da replicare anche a quello che ha detto Visco. Ha fatto un intervento molto politico, quindi ci vogliono questi interventi. Non so se la giusta sintesi è: ci vuole uno Stato che intervenga con competenza e mano pesante, no, con la mano che serve. Con la mano che serve, mettiamola così. È solo quando serve. L'unica cosa su cui vorrei sollevare qualche dubbio è sulla prospettiva, diciamo, di un Stato europeo unificato e completo in questo contesto in cui ci troviamo. Lì abbiamo un deficit, diciamo, cognitivo da parte della classe dirigente italiana, ma abbiamo anche un bel po' di deficit cognitivo anche da parte delle classi dirigenti, sì, di altri paesi, no, perché quando si parla di scorporare, per esempio, gli investimenti pubblici dal conteggio dei parametri di bilancio, i primi a opporsi sono, in questo periodo almeno, visto ci sono delle discussioni, sono proprio i tedeschi, no? Cioè, quindi, sì, ecco, perché pensano che lì dentro ci sono diversi modi per rimestarne il torbido, no? Cioè, per sì, fare. Hanno un problema dell'azzardo morale, che lo vedono dovunque. Lo vedono dovunque. Oh, però questo è il momento e scambiargli più potere militare alla Germania con questo è l'unico. È l'unica in cui io posso essere d'accordo con gli armi della Germania, insomma, perché sennò quello sappiamo dove porta. Dopo questa guerra può servire a chiarire molte cose. E lì servono l'accordo tra Francia e Germania, poi se aggiungiamo Spagna e Italia, gli altri sono in tendenza. Quindi, però, non sono per nulla ottimista, però il momento per porre sul tavolo queste cose, e sono politiche, e poi dietro c'è molta economia. Beh, sicuramente. Insomma, perché sono le cose di cui abbiamo discusso stasera. Va bene. Ok. Io ringrazio intanto Vincenzo Visco perché si è preso intanto per aver partecipato questo dibattito, e so che deve lasciarci in qualche modo. Sì, quindi devo andare, insomma, perché a Milano mangiare presto. Noi mangiamo presto e lui ha un appuntamento per un pranzo. Però mi serve qualcuno, mi chiama un tassi che non so. Sì, 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 sì. Allo stesso tempo io intanto la ringrazio tanto, grazie, la saluto. La saluto, arrivederci. Non so se se Pierluigi Ciocca vuole aggiungere qualcosa, qualche commento
cuore. No, data l'ora tarda, solo ringraziarvi di nuovo per l'invito. È stato tutto molto interessante e problematico. È problematico, abbiamo lasciato un sacco di cose in sospeso. Io allora chiedo anche a Marco, se Marco Veronese Passarella, se ha qualche commento, visto che è stato il primo a parlare, poi c'è stato... No, per se dire, sono un po' più scettico circa, diciamo, intanto la fattibilità di una maggiore integrazione politica ed economica europea. E anche sulla sua desiderabilità io ho notoriamente qualche riserva, però detto tutto questo vedremo. Sicuramente la crisi pandemica da un lato e la guerra cambieranno drammaticamente il quadro che stiamo vivendo. È vero, non ci avevo pensato a quello che si diceva un minuto fa, che effettivamente ora c'è una grande carta di scambio con la Germania, che è la possibilità per i tedeschi di costruirsi un proprio esercito, cosa che brama da molto tempo. Però resto dell'idea che sarà molto difficile spingere questo processo di integrazione più di quanto sia stato già spinto. E anzi, secondo me, alcuni dei guai, diciamo, che stiamo vivendo derivano anche forse dall'aver voluto spingerlo oltre i confini originari, troppo a est, così mi viene da pensare. Sulle cose che sono state dette invece anche lì io, come sapete, una posizione, una volta in una conversazione telefonica con Emiliano Brancaccio mi definì un marxista trinariciuto. Se Emiliano Brancaccio definisce me un marxista trinariciuto, potete capire che io, insomma, guardo con favore ad un intervento forte dello Stato in economia, ma come è stato osservato in realtà, chiudo solo su questo, il problema di questo PNRR è che di questa mano dello Stato non c'è nemmeno l'ombra, se non appunto in termini di elargizioni che rischiano di essere problematiche, anche perché nel mentre l'Italia fa prevalentemente politiche di sussidi e di sovvenzioni, altri paesi, abbiamo parlato di Francia e Germania, hanno avviato dei rapporti di collaborazione per la produzione di alcuni di questi, appunto, si parlava di tutto ciò che necessita la transizione ecologica, si parlava di idrogeno, un altro di questi capitoli ad essere finanziati. Ecco, in tutto questo Francia e Germania si stanno muovendo, l'Italia sembra in affanno, e il rischio, cosa che non è stata citata finora, ma il rischio è che anche questo piano, diciamo, a livello europeo di stanziamento di risorse, di aiuto delle economie europee, finisca per cementare quello slittamento lungo la catena transnazionale del valore che il nostro paese ha subito negli ultimi anni. Se uno guarda il modo in cui queste risorse vengono distribuite, anche i capitoli di spesa specifici per l'istruzione in Italia rispetto all'istruzione in Germania, nota come all'Italia sia riservato un ruolo da subfornitore che ha bisogno di un certo tipo di manodopera specializzata e così via, mentre la ricerca di punta si concentra in Francia, Germania, insomma, le cose che conosciamo. Quindi il rischio vero che io vedo è che da questa doppia o tripla crisi ne usciamo con un'Europa ancora più sbilanciata e secondo me non più unita, ma meno unita, perché non vedo, Sorbisco parlava appunto dell'opportunità di un esercito europeo, ma non vedo in questo senso una convergenza di interessi, se non forse temporanea della Francia con la Germania, ma non credo comunque che i francesi ci stiano. Quindi ecco, alcune considerazioni sparse, ma non volevo bollare troppo. Perfetto. Bene. Siamo a posto. Allora, ringraziamo anche Pierluigi Ciocca in collegamento, che si è prestato a questo supplizio per una buona ora e mezza, anche abbondante. Ringraziamo i qui presenti e speriamo che ci siano altre occasioni per fare confronti di questo tipo, però l'augurio che ci facciamo anche è che queste chiacchierate, trovino una corrispondenza poi anche nell'azione politica, cosa che su cui tutti quanti mi pare siamo un po' tendenzialmente scettici, purtroppo, però insomma la speranza è l'ultima a morire. Ringrazio ancora.